Oh Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto il mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Secoli dei secoli. Amen. Cantiamo l'inno a coro unico. O Gesù Redentore, immagine del Padre, luce d'eterna luce, accogli il nostro canto per radunare i popoli nel patto dell'amore. Distendi le tue braccia sul legno della croce, dal tuo fianco squarciato, e fondi sull'altare i misteri pasquali della nostra salvezza. A te sia lode, o Cristo, speranza delle genti, al Padre e al Santo Spirito, nei secoli dei secoli. Amen. Cantiamo insieme la prima antifona e poi il Salmo sarà proclamato da due accoliti. Guarda, Signore, vedi la mia angoscia, rispondimi, fa presto. Insieme. Guarda, Signore, vedi la mia angoscia, rispondimi, fa presto. Tu, pastore di Israele, ascolta. Tu che guidi Giuseppe come un gregge, assiso sui cherubini rifulgi davanti a Efraim, Beniamino e Manasse. Risveglia la tua potenza e vieni in nostro soccorso. Guarda, Signore, vedi la mia angoscia, rispondimi, fa presto. Rialzaci, Signore nostro Dio, fa splendere il tuo volto e noi saremo salvi. Signore, Dio degli eserciti, fino a quando fremerai di sdegno contro le preghiere del tuo popolo? Guarda, Signore, vedi la mia angoscia, rispondimi, fa presto. Tu ci nutri con pane di lacrime, ci fai bere lacrime in abbondanza. Ci hai fatto motivo di contesa per i vicini e i nostri nemici ridono di noi. Rialzaci, Dio degli eserciti, fa risplendere il tuo volto e noi saremo salvi. Guarda, Signore, vedi la mia angoscia, rispondimi, fa presto. Hai divelto una vite dall'Egitto, per trapiantarla hai espulso i popoli, le hai preparato il terreno, hai affondato le sue radici e ha riempito la terra.
La sua ombra copriva le montagne e i suoi rami i più alti cedri. Guarda, Signore, vedi la mia angoscia, rispondimi, fa presto. Ha esteso i suoi tralci fino al mare e arrivavano al fiume i suoi germogli. Perché hai abbattuto la sua cinta e ogni viandante ne fa vendemmia? La devasta il cinghiale del bosco e se ne pasce l'animale selvatico. Guarda, Signore, vedi la mia angoscia, rispondimi, fa presto. Dio degli eserciti, volgiti, guarda dal cielo e vedi e visita questa vigna. Proteggi il ceppo che la tua destra ha piantato, il germoglio che ti sei coltivato. Quelli che l'arsero col fuoco e la recisero periranno alla minaccia del tuo volto. Sia la tua mano sull'uomo della tua destra, sul figlio dell'uomo che per te hai reso forte. Guarda, Signore, vedi la mia angoscia, rispondimi, fa presto. Da te più non ci allontaneremo. Ci farai vivere, invocheremo il tuo nome. Rialzaci, Signore, Dio degli eserciti. Fa splendere il tuo volto e noi saremo salvi. Guarda, Signore, vedi la mia angoscia. Rispondimi, fa presto. Insieme. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Guarda, Signore, vedi la mia angoscia, rispondimi, fa presto. Ecco, Dio è la mia salvezza. Ho fiducia, non ho paura. Ti ringrazio, Signore, tu eri con me adirato. Ma la tua collera si è calmata e tu mi hai consolato. Ecco, Dio è la mia salvezza, io confiderò, non avrò mai timore. Perché mia forza e mio canto è il Signore, Egli è stato la mia salvezza. Attingerete acqua con gioia alle sorgenti della salvezza. In quel giorno direte: lodate il Signore, invocate il suo nome. Manifestate tra i popoli le sue meraviglie, proclamate che il suo nome è sublime. Cantate inni al Signore, perché ha fatto opere grandi, ciò sia noto in tutta la terra. Gridate giudivi ed esultate abitanti di Sion, perché grande in mezzo a voi è il Santo di Israele. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ecco, Dio è la mia salvezza, ho fiducia, non ho paura.
Ci nutri, Signore, con fiore di frumento, ci sfami col miele dalla roccia. Esultate in Dio, nostra forza, acclamate al Dio di Giacobbe. Intonate il canto e suonate il timpano, la cetra melodiosa con l'arpa. Suonate la tromba nel plenilunio, nostro giorno di festa. Questa è una legge per Israele, un decreto del Dio di Giacobbe. Lo ha dato come testimonianza a Giuseppe, quando usciva dal paese d'Egitto. Un linguaggio mai inteso io sento, ho liberato dal peso la sua spalla, le sue mani hanno deposto la cesta. Hai gridato a me nell'angoscia, io ti ho liberato, avvolto nella nube ti ho dato risposta, ti ho messo alla prova alle acque di Meriba. Ascolta, popolo mio, ti voglio ammonire, Israele, se tu mi ascoltassi. Non ci sia in mezzo a te un altro Dio, e non prostrarti a un Dio straniero. Sono io il Signore tuo Dio, che ti ho fatto uscire dal paese d'Egitto. Apri la tua bocca, la voglio riempire. Ma il mio popolo non ha ascoltato la mia voce, Israele non mi ha obbedito. L'ho abbandonato alla durezza del suo cuore, che seguisse il proprio consiglio. Se il mio popolo mi ascoltasse, se Israele camminasse per le mie vie, subito piegherei i suoi nemici e contro i suoi avversari porterei la mia mano. I nemici del Signore gli sarebbero sottomessi e la loro sorte sarebbe segnata per sempre. Li nutrirei con fiore di frumento, li sazierei con miele di roccia. Insieme. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ci nutri, Signore, con fiore di frumento, ci sfami con miele dalla roccia. Dalla lettera agli Ebrei. Vediamo Gesù coronato di gloria e di onore a causa della morte che ha sofferto, perché per la grazia di Dio egli sperimentasse la morte a vantaggio di tutti. Ed era ben giusto che colui per il quale e dal quale sono tutte le cose, volendo portare molti figli alla gloria, rendesse perfetto, mediante la sofferenza, il capo che li guida alla salvezza.
Carissimi fratelli e sorelle, la preghiera di questa mattina ci introduce nel cuore di questa settimana santa e fa da preludio alla celebrazione del triduo sacro della Pasqua annuale. Il giovedì santo, potremmo dire, è il giorno della preparazione della Pasqua. E ricordando proprio quello che Gesù aveva detto a Pietro e Giovanni, siamo invitati da Gesù a preparare tutto quello che è necessario, non solo materialmente, ma soprattutto spiritualmente, per la celebrazione della Pasqua. Possiamo però anche dire, certamente, che questo giorno è il giorno che ricorda quel desiderio profondo di Gesù di celebrare la Pasqua con i suoi discepoli. E quindi potremmo dire di celebrare la Pasqua con tutti noi, come ci ricorda Luca nel suo Vangelo: ho tanto desiderato mangiare questa Pasqua con voi prima della mia passione. Tutta la liturgia di questa giornata, infatti, ci offre la possibilità di ritrovarci con Gesù per condividere il suo desiderio e pregustare già il frutto della sua Pasqua di morte e risurrezione, soprattutto nel dono del suo amore, della sua vita e della sua grazia. Come cristiani sappiamo bene che la celebrazione del mistero di Cristo non è solo memoria storica. Quello che celebriamo in questi giorni santi è soprattutto presenza, incontro, vita di comunione con Cristo e tra di noi. Vorremmo che appunto quello che accadde in quei giorni della storia deve accadere oggi, nella nostra storia, nella nostra esistenza. E il giovedì santo, al proposito, è un giorno tipico. È un giorno tipico proprio per compiere questo passaggio, per entrare in sintonia, potremmo dire, con quei giorni, per annullare la distanza di spazio e di tempo con il grande giovedì della storia. E lo facciamo appunto attraverso la preghiera, la parola e i segni sacramentali che arricchiranno non solo questi giorni, ma in particolare questo giovedì santo. La preghiera, infatti, come liturgia di lode che celebriamo, che stiamo celebrando, che stiamo vivendo, innanzitutto ci aiuta a ritrovare il senso di quello che siamo, comunità cristiana, Chiesa, come quel gruppo di discepoli che intorno a Gesù si preparava a celebrare la Pasqua. Una comunità che comunque diventa sacramento perché realizza la presenza di Cristo. Dove due o tre sono riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro. Poi c'è la parola come quella che abbiamo appena ascoltato dalla lettera agli Ebrei, che ci fa già contemplare ora il Cristo coronato di gloria e di onore a causa della morte che ha sofferto. La Pasqua dunque non è celebrare la morte fino a se stessa, ma nella prospettiva della risurrezione gloriosa alla quale anche noi in Cristo, figli dell'unico Padre misericordioso, siamo chiamati a partecipare. Infine, i segni sacramentali che questo giorno ci regala, i doni del sacrificio di Cristo: il primo, il ministero sacerdotale ministeriale ordinato per il servizio della Chiesa. Ieri è stato ricordato anche in cattedrale nella messa crismale, ma anche quello comune e battesimale, quello che appartiene a tutti, per la comune santificazione che dalla Pasqua ci viene donata in Cristo. Il secondo dono sacramentale è l'Eucaristia, rendimento di grazie, presenza viva del risorto, comunione di vita con il Signore per sempre. E la celebrazione di questa sera ci riporterà a quella cena in quel cenacolo.
doni che San Pio ha impreziosito con la sua testimonianza, conformandosi a Cristo sacerdote e offrendosi anche lui vittima di salvezza, per la salvezza dei peccatori. Viviamo allora questi giorni santi, ma chi può renderci accessibile il cuore di Cristo per entrare in sintonia con il suo desiderio di stare con noi, se non il cuore della Madre sua Maria? Cuore che ha certamente ha sentito palpitare all'unisono con quello di Gesù dal momento del concepimento fin ai piedi della croce, dove Madre addolorata ne ha percepito anche gli ultimi battiti. Ho tanto desiderato mangiare questa Pasqua con voi prima della passione. È il desiderio di Gesù. Sapere che Cristo ha desiderato mangiare la Pasqua con i suoi discepoli, dice Papa Francesco, ci dà certezza che ogni nostra comunione al corpo e al sangue di Cristo è stata da Lui desiderata in quell'ultima cena. Ogni volta che andiamo a messa, dunque, prima di rispondere semplicemente al suo invito, c'è il suo desiderio di noi. E di Pasqua in Pasqua ci conformiamo a Lui nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Di gloria e di onore hai coronato il tuo Cristo insieme. Di gloria e di onore hai coronato il tuo Cristo. Tutto hai posto ai suoi piedi, hai incoronato il tuo Cristo. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Di gloria e di onore hai coronato il tuo Cristo. Quanto ho desiderato mangiare questa Pasqua con voi prima di partire. Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo, e ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide suo servo, come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti di un tempo. Salvezza dai nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano. Così Egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza. Concederci di liberarci dalla morte e di
di servirlo senza timore in santità e giustizia, al suo cospetto per tutti i nostri giorni. E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade, per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza, la remissione dei suoi peccati. Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge, per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte, e dirigere i nostri passi sulla via della pace. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Quanto ho desiderato mangiare questa Pasqua con voi prima di partire. Cristo è il sacerdote eterno, consacrato dal Padre con il crisma dello Spirito, per comunicare agli uomini le ricchezze della sua casa. Con animo lieto acclamiamo. Noi ti ringraziamo, Signore. Mediante il battesimo ci hai uniti a te nella morte, sepoltura e risurrezione. Noi ti ringraziamo, Signore. Con l'unzione spirituale ci hai resi partecipi della tua dignità regale, sacerdotale e profetica. Noi ti ringraziamo, Signore. Fai scendere su di noi l'olio della letizia, della pace e della salvezza. Noi ti ringraziamo, Signore. Ti incontri con noi nei sacramenti per offrirci l'abbondanza dello Spirito. Noi ti ringraziamo, Signore. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. O Dio, vita e salvezza di chi ti ama, rendici ricchi dei tuoi doni, compi in noi ciò che speriamo per la morte del Figlio tuo e fa che partecipiamo alla gloria della sua risurrezione. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andate in pace.